Ed eccoci qui, incredibile, l'ultimo video per noi, per voi sarà passato più tempo, però noi stiamo registrando questi tre video delle review on che voi avrete visto intorno al primo di gennaio circa, se tutti i piani andranno bene, tutti insieme, e ci stiamo perdendo la voce lentamente, vero? Sus, ah giusto, dobbiamo andare da sus, insomma sta mi chiama, ma io sono sotto, non posso volare. E comunque ci siamo presi una caramellina per la gola, perché nell'altro video ci stavamo sfociando lentamente. Il camera non mi inquadra perché è infame. Vero, vero camera, mi inquadra bene su Spermanito, mannaggia te. E niente, probabilmente voi avrete sentito questa cosa già due volte, però noi lo dobbiamo ridire per l'editing. In questo incredibile review on vedremo due trailer incredibili. Ne abbiamo visti già quattro, però per voi insomma, il tempo passa di più e per noi di meno. Non so cosa ho detto, siamo fuori del tavolo. Comunque, dicevo, in questo video incredibile vedremo il trailer di Scream 6 con Ortega. Mamma mia, Sus, cosa ne pensi di Ortega? Mamma mia, mercoledì da mangiare gli abbracci. Ecco, bravo Sus. Che tanto dobbiamo fare ancora le quattro chiacchiere su mercoledì, quando riusciremo a farlo, mannaggia, vero Sus, mannaggia. Ecco, e l'altro sarà il trailer incredibile di Transformer Beast. E non ci ricordiamo come continua. Che tanto di quello sappiamo solo una cosa, e ve lo vogliamo dire perché siamo onesti, sappiamo che ci dovrebbe essere una Transformer femmina, vero Sus? Ci dovrebbe essere una mega robottina sexy, perché abbiamo visto delle foto, diciamo, importanti, e faccio un primissimo piano Sus per dirlo, su questa tizia, e quindi siamo curiosi di vederla. Esatto, quindi niente. Io partirei dal trailer di Scream 6, taglio incredibile, ci vediamo al trailer di Scream 6. Wow! Io non vorrei dire niente, però guardate, qua. Volete metterla quanto sono più bello io di Scream? Guarda. Damn. Allora, vediamo un po'. Sappiamo che c'è Ortega, però non l'abbiamo visto questo. Quindi GG per noi. Che siamo. Ma ci siamo capiti. Eccoci qua. Incredibile. Che poi che sono uno spettacolo, Steven, che prendono in giro. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Dura pochissimo, studiare tipo un minuto. Ok. Sus, non guardare Ortega. Mamma mia, Sus, insomma, ho capito, ma mi piace. Mannaggia, Sus, scusatelo. Guarda come mi punta Ortega. Ti sente urlare, vabbè. Bu. Niente. Vabbè, me lo immaginavo. Damn. Ma finisce così? 3/10/2023, ma esce da esce tra tantissimo. Mannaggia, ora ne parliamo. Cioè, esce a ottobre del 2023, mica. Quindi questo sarà proprio il primo trailerino del cazzo. Cioè, ne usciranno sai quanti prima del vero film. Insomma, comunque, Sus, cosa ne pensi? Senza dire solo di Ortega. Allora, secondo me, dato che insomma ogni film di Scream prende in giro qualche cosa, e insomma lo rende al massimo, secondo me questo prende in giro la società, che ne so, forse dei social, che la società che non guarda più l'individuo, insomma cose un po' così. Mamma mia, coglioni, Sus, che ho detto? No, hai visto, Sus, quando vuole essere intellettuale, senza pensare 5 minuti alla gnagna, può essere anche intellettuale, e sto facendo così perché sono fuori di testa, vero Sus? Ma io ho la mia grande testa, e oltre a dire commenti incredibili sulla gnagna, si vede la sua ombra, mi levo, e insomma dico anche cose intelligenti. Ecco, bravo Sus, una carezza di Sus. Ecco. Allora, che dire? Beh, questo è come se fosse un trailer in alfa. Comunque sì, effettivamente sì, non sappiamo cosa prendere in giro questo film. Comunque è abbastanza inquietante. E niente, c'è Ortega, insomma, è una bella ragazza, farà non so quanti film, tipo, camera, mettici, ma dovrebbero uscire tipo tre film con lei, quattro addirittura nel 2023, quindi insomma, siamo contenti per lei. E niente, in realtà non si capisce, ripeto, forse ha ragione Sus che prendere in giro il fatto che, insomma, in una società, prendere in giro gli influencer. Non lo sappiamo, però di solito prende in giro cose che hanno a che fare con i film, quindi non lo so quale sarà il tema incredibile. Però ce n'erano tanti. Mo peccami pure se negli altri trailer ce n'erano tanti. Comunque c'erano tanti tizi con la maschera, non lo so. Mi è venuto in mente, non lo so. Insomma, ne parleremo, insomma, ci ha conosciuto abbastanza questo trailer. Sicuramente lo vedremo, insomma. Poi, ripeto, sicuramente ne usciranno sai quanti trailer di questa roba. Scusate, ho fatto senza muovere la testa. E niente, guarda quanto sono lucido, bello. Mamma mia, che testa lucida, Un vero pelato, vero Sus? Mamma mia, pelati forever. Ecco, bravo Sus. Niente, questo è durato veramente poco, mazzo, un minutino. Allora, niente, ci vediamo al trailer di Transformer Beast Rise.
Ho fatto un acuto incredibile e niente. A tra poco incredibile. Wow. E eccoci qua, al 3 di Transformer Beast. Oh no, The Rise of the Beast, che uscirà nel 2023. Ho dato una testata allo schermo, speriamo non sia rotto. Siamo fuori di testa. Proviamo. Ah, proprio così, brutali? Vabbè, siamo contenti. Ma gli hanno cambiato il design! Ma scusa, ma poi non c'era il cartone animato dei Transformer, quelli che diventavano animali? Camera, metticelo in editing incredibile. Ah, c'è Bumblebee. Sus, cosa ne pensi? E beh, ma io non vedo quella bella robottina. E no, non c'è ancora la robottina, Sus. Ah, ma pure i poteri mo c'hanno. Damn. Gepard! Ma vedi, ma sono animali, mannaggia. Eccola, Sus, è lei! Mamma mia, che fregolina. Mica che c'ha del cattivo. Ma poi magari non è una femmina, però sembra una femmina, bello rinoceronte. Che poi c'era il tirannosauro nei vecchi film. Damn cam! Volevamo fare il meme del cam. No, ma questi sono come... non mi ricordo i nomi, mannaggia! Come si chiamavano? Gli Deserticon? Lo vedi che pure il simbolo è diverso? Ma c'è il seno? Ma secondo me stiamo facendo una gaffa noi. Megoglioni, scusate, ci siamo capiti, ora ne parliamo. Sus, mi sa che abbiamo fatto una gaffa incredibile. In che senso, sua maestà? Mi sa che non è una femmina. Sua maestà, a me mi sembra una bella robottina Transformer. Vabbè, niente, non vogliamo dire cazzate, quindi nel dubbio non dirò niente io. Sus, che fai? Guardi l'infinito? Guardo l'infinito e oltre, manco fossi Buzz Lightyear. Vabbè, comunque. Allora, dobbiamo informarci un po' di più di questo film che comunque non c'è più il ragazzo dell'altra serie dei Transformers. E non ci sta neanche quello, il regista è diverso, no? Non c'è più coso. E quindi cos'è, un remake della serie? Cioè vogliono fare un nuovo franchise di Transformers? E comunque siamo sicuri che questi cazzo di animali era una serie antica, vero Sus? E che abbiamo visto nel Godverse, quello con gli Transformer, insomma, animali, ci siamo capiti, ecco, appunto. E non ci ricordiamo mai la vita, metteremo tutto in editing in questo video. E che dobbiamo dire? Sembra interessante, da mo' che non vediamo un film sui Transformer, non mi ricordo neanche più come finiva quell'altro, che moriva Megatron probabilmente, E niente, vorremmo parlarne un po' di più, però siamo abbastanza confusi, nel senso... che c'hanno poteri nuovi, quello lì si era tipo quintuplicato, insomma, e poi ci sono gli animali, quanti cazzo ci stanno? Ci stanno i buoni, i cattivi, altri buoni, altri cattivi, insomma, la Royal Rumble li trasforma, sembra interessante, che dici Sus? Vabbè dai, sono film tanto per cazzeggiare, non è che sono film intellettuali, te li vedi, ridi e ridi, ecco, ridi due volte perché la prima volta non ridi abbastanza, e niente, insomma... Vabbè, ne riparleremo di questa gnagna robotica. Palesemente è un maschio e stiamo facendo una figura di merda. Comunque, e niente, siamo contenti di vedere Transformers. Siamo più in hype per Scream 6, però diciamo sinceramente. I Transformers hanno fatto la loro era. E Michael Bay, ecco come cazzo si chiamava, ce lo siamo ricordati, Michael Bay, mannaggia. E niente. Cameron continua a inquadrare lo schermo. Perché non ci inquadrano? Comunque, niente, incredibile. Noi vi ringraziamo e niente, il video finisce qui. Il vostro schermo vi saluta, Sus vi saluta. E abbiamo finito di registrare ben 6 review che voi vedrete nei primi, insomma, settimana e 8 giorni, insomma, del 2023, sperando poi che tornino le chiacchiere, quindi ve lo diciamo, 3 episodi di review incredibili e niente, Tony incredibile, ci vediamo, saluta camera e ci vediamo.